Qualcuno me lo deve spiegare. Io sono 10 anni che non metto piede all'Olimpico. Qualcuno me lo deve spiegare. I cementaci erano con Bari e Torino, non con quelli che ti prendono in giro quando segna l'Inter. Appunto. Io non è che mi sono dimenticato a Parigi nel 98, se poi devono fare appunto le comunelle fasciste, le facessero, scusa te lo dico, no, la no, butto in politica, le facessero tra di loro, ma io mi ricordo che a Bari e con Torino erano cementaci civili, i tifosi del Torino e del Bari la partita te la facevano vedere nella curva loro, questa è la differenza. Sì. Questa è la differenza, quindi continuassero a fare i gemellaggi pure lo squadre che onestamente poi la città di Milano, io gemellaggi con tutto il rispetto per Milano che è una bellissima città, ma io insomma per motivi storici e politici con Milano non la farei mai gemellaggi con una squadra di Milano. Ma poi, oltretutto, dopo tutto quello che è stato fatto, voglio dire, ma sono, ma no, veramente, guarda, io lo sai come la penso, io non, a me non è mai piaciuto, hai detto bene, è un gemellaggio fatto basato sulla politica e non di certo sul diciamo sul rispetto tra le tifoserie. Carlo, dobbiamo chiudere, sono le 8. Grazie a tutti. Ci sentiamo lunedì. Ciao, un abbraccio. Grazie, ciao. Bene, allora andiamo in chiusura perché andiamo di fretta. Mi scuso con Antonio Galletti, aveva fatto questa considerazione per Carlo, che l'ultimo difensore buono che ha avuto la Lazio è Sandro Nesta. Sono d'accordo con te, caro Antonio, però dobbiamo chiudere perché sono le 20 e c'è un'altra trasmissione dopo di noi. Allora, Club de Football andrà in onda col Friday Night venerdì. Io vi ricordo che intanto stasera c'è Arsenal Swansea, c'è Genova Torino, c'è Rayo Vallecano Getafe, che ricomincia la Coppa Libertadores, di cui non abbiamo ancora parlato, riusciti a parlare per nulla, ma c'è il ritorno degli ottavi di Coppa Libertadores questa settimana comincia la Santa Fe Studiantes la notte di mercoledì, mentre la notte di giovedì, sempre per gli orari nostri europei, Cruzeiro San Paolo, Corinthians Guarani, Internazionale de Porto Alegre, Atletico Mineiro, Racing Club Wonders, e poi arriva il clou la notte tra giovedì e venerdì, cercate di vedere perché c'è il ritorno alla Bombonera, Boca Junior River Plate, riparte dall'1-0 per il River e poi Atletico Nazionale Emelec, non vi dico, lo sapete benissimo. Quello che c'è invece in Europa, da Maxi Morgante un saluto, buona nia a Totom, come mi scrive anche Antonio Galletti, visca il Varza e visca Catalunya, tante belle cose, vi lasciamo con il Cilindro Rosa, arrivederci.
cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Sentado en mi salón no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Score and psycho screaming.